Laurea delle ricerche del CIMS e dell'Università della Sapienza di Roma, un tema che è diventato tema ormai accademico ufficiale da molte parti, ma non a Roma, quello del bioelettromagnetismo. Quindi l'iniziativa ha anche questo goal, questo intento, e viene, e qui poi appunto ci saranno relazioni, dopo importanti impegni. C'è stato uno recentissimamente internazionale a Potenza Picena, diciamo, il problema di un radar, e in questi convegni e in questi mesi sono venuti fuori dei punti di vista più chiari su cose che in qualche modo già si sapevano, ma che cominciano a configurare sempre meglio i vari aspetti dell'interazione tra campi elettromagnetici e materiale biologico. E quindi per questo c'è scritto seminario e per questo sono previsti interventi che saranno anche a elevato livello di ricerca, all'attudente della ricerca. Però partiamo dalla campagna di misurazione e di sperimentazione con le cellule biologiche. E io mi limito solo a mettere in rilievo poche cose. La prima è che la campagna è avvenuta sulle aree di Guadagnolo, Genazzano, Rocca di Papa, in quartiere a nord di Roma, quindi non abbiamo fatto in tempo a fare un lavoro completo, non era neanche previsto, tra parentesi, è stato un di più. E dal punto di vista della misurazione dei campi elettromagnetici abbiamo seguito una metodologia che già avevamo il gruppo di lavoro che ha lavorato in altre situazioni, che già avevamo adottato in altre campagne analoghe, cioè quella di non fare misure spot del campo elettromagnetico, dell'intensità di campo elettrico, ma di tentare di costruire una mappatura dell'area che era sotto osservazione. Non è che sia un'idea particolarmente originale o brillante, però richiede un lavoro molto più impegnativo, perché bisogna fare tante più misure. Se io voglio avere la possibilità di costruire una mappa dell'intensità del campo elettrico, ad esempio, devo fare alcune centinaia di misure, mentre se mi dicono su per giù, andiamo lì, sappiamo che c'è una situazione in quella piazza vicino a quella scuola, faccio 10 misure spot e la sono levata. No, ho fatto una cosa molto più ambiziosa da questo punto di vista, ma anche molto più completa come descrizione degli effetti e dei risultati. Il secondo aspetto di grande rilevanza è che si è utilizzato, per credo la seconda o terza volta, ma ci lo dirà meglio il dottor Fiorenzo Marinelli, l'idea, questo sì, di fare misure spot, perché sarebbe possibile farle con la stessa diffusione e lo stesso numero con cui sono state fatte delle rilevazioni di campo, collocare in quell'appartamento, in quella scuola, in quella stanza un contenitore con delle cellule dei linfociti, per vedere cosa succede quando vengono esposte esattamente in quello stesso luogo dove sono state fatte le misure di campo, cosa succede a quelle cellule e quando vengono esposte, mettiamo, per 24 ore. Qui, tenendo conto che i mezzi della ricerca sono sempre grandi, un ringraziamento particolare va al professor Bartelli, che poi interverrà anche, perché poi c'è anche il problema di dove andare a esaminare il laboratorio, cosa era successo a queste cellule. E lui, che è un tipico barone di chimica, ha un potere mostruoso e ha un laboratorio che ci ha gentilmente concesso. E quindi, diciamo, il secondo aspetto importante di questa campagna è stato quello di vedere gli effetti biologici da mettere esattamente in parallelo con le situazioni di misura di campo. Cioè, laddove sono stati rilevati certi valori di campo, lì sono state esposte queste cellule per un congruo numero di ore, appunto 24-36. E questo è il secondo punto che mi pare degno di nota. L'altro punto del quale sono francamente orgoglioso, perché lo prevedeva la convenzione con l'ARPA e l'ARPA l'ha accettato, è che una parte significativa del lavoro non è stata fatta solo da due esperti, io direi di livello internazionale, ma sicuramente imbattibili in Italia, che sono il professor Massimo Sperini,
che insegna quella casa che ci sono dei giovani della sua scuola, o sbaglio, o qualcuno c'è stato, all'Istituto Tecnico Rossellini, e il dottor Fiorenzo Marinelli, che è stato un po' il profeta di questo, di questa chicca del andare a mettere il contenitore con le cellule e vedere quello che succede. Ma diciamo, loro due erano scontati e stavano nel progetto ab inizio. C'è stato un aiuto tutt'altro che insignificante da parte di due dottori magistrali che sono qui presenti, che faranno loro relazioni di merito sui due pezzi che hanno meglio seguito. E diciamo, sono molto contento perché non solo si sono lavorati molto bene con riconoscimenti non scontati a priori, perché la materia è astrusa e guardata anche con qualche sospetto, ma perché hanno imparato un sacco di cose. Loro vengono da un corso di laurea che io reputo particolarmente felice come formazione generale, in cui diciamo, vabbè, adesso lasciamo dire, qui ci vende più, qui c'è meno campo, cioè succedono le cose più variegate e bisogna saperle ricondurre a un disegno complessivo che poi inquadra e dà risultati di ricerca. E quindi in ordine io direi Maria Teresa prima, cioè i due dottori magistrali hanno fatto tutto, cioè hanno fatto non solo la parte di rilevazione con l'analisi di spettro con rispetto alle diverse frequenze e intensità di campo, ma hanno fatto anche la parte biologica, che è quella che gli piaceva di più, perché il tipo di formazione che hanno è più orientata in quel senso. Però diciamo, siccome abbiamo su per giù un quarto d'ora per uno, direi Maria Teresa illustrerà Rocca di Papa. A proposito del sindaco, Rocca di Papa è la paese che sta sotto Monte Carlo, e quindi capirete con le decine di antenne che ci stanno là sopra come sia un hotspot tutto quanto il territorio comunale. Silvano Micro e invece illustrerà la parte Guadagnolo, Genazzano, e ci vedo un quarto d'ora, non di più, e poi pregherò il dottor Marinelli di parlarci di che cosa succedeva a queste cellule secondo la metodologia che vi ho prima accennato, e il dottor Aureli che ci farà un quadro anche degli aspetti normativi. Quindi giunti, diciamo, termina la parte relativa alla presentazione dei risultati e inizia con la parte più seminariale, devo dire secondo me molto interessante, di alto livello, mi permetto di dire alto livello, che attiene ai problemi che sono, non dico emersi più recentemente, ma che più recentemente hanno cominciato ad avere sistemazioni più interessanti.